Bella ragazzi, io sono Insane Gamer e sono qui oggi su Clash of Clans. Oggi vi mostrerò un attacco mongolfiere sgherri con due furie al 4 e una cura al 5. Iniziamo subito a cercare un avversario. Prova partita. Poche risorse. Poche risorse. Se trovo un inattivo, guarda, questo è un villaggio dove gemmone, lo attaccherei solo per i trofei. Però non mi fido molto. Andiamo avanti. 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 Debole, poche robe, non trovo nulla, perché in questa lega non trovo niente? Momento, questo qui ha un po' di risorse. Dov'è che ha le aeree? Una qui, una qua, però sono... No, è troppo forte. Non rischio. Prossimo bersaglio, vediamo chi trovo. Attacco qualcuno per trofei. Spina solo 25, disponibile. Qualcuno da 30, no, 17. 29, però è in farm. Voglio trovare uno col municipio dentro che abbia tanti trofei. Qui c'è là fuori. Ecco, tipo questo qui con 30 trofei. Ha una sola aerea? Sì! Ha solo un'aerea perché le altre due sono in costruzione, quindi entriamo da questo lato. Io sono più intelligente, mi metto dal lato opposto del volano. Mettiamole tutte in coda, una dietro l'altra. Metti una furia e una cura. L'unica aerea giustamente che mi dava fastidio. Ops, batteria scarica, fa niente. Attenzione che 3 stelle qui forse sono assicurate, perché non mi ci è voluto molto a trovarlo. C'aveva solo due aeree, cioè era solo senza due aeree. Dov'è che è? Oh mamma, ho paura. Non so se riesco a fargli 3 stelle, forse faccio big fail. No, non faccio fail, no, no, non faccio fail. No, non faccio fail, perfetto. L'importante era non fare fail, perché volevo assicurarmi questi 30 trofei, visto che sono in scalata. Volevo assolutamente farlo. Perfetto, 3 stelle. Io ho preso anche un po' di elisire di nero, dai, normale. Perfetto. Ora mettiamo a fare
le truppe per il prossimo attacco, che sarà un attacco con... Man, you gotta have that time where you just like disconnect from the scene, just the race. Solo Valchirie. Quindi con le Valchirie tre cure. Cioè due cure. No. Una cura e due furie, perché le Valchirie hanno già tanta vita di loro. Ci si vede dopo, quando le Valchirie hanno finito la produzione. Gemmo le pozioni, che rimango a 59, 76 meno 59, meno di 20 gemme rimango. Ci rischio, dai. E attacchiamo. Prova partita. No? Con gli accampamenti tutti al 6 si possono utilizzare solamente 25 Valchirie. No, cerchiamo qualcuno che abbia sempre i trofei, visto che sono in scalata. Questo ha sia trofei che risorse, però ha il villaggio un po' ampio, le Valchirie mi farebbero il giro. Allora, premetto, non ho mai provato questa strategia, la provo in diretta con voi. Vediamo da che lato attaccherò il villaggio che mi si proporrà. Ad esempio, lui sarebbe accettabile, anche se ha solo 17 trofei per iniziare, può andare bene. Cioè, mettiamo una Valchiria qui, una qui, una Valchiria in mezzo ad ogni caserma. Allora, innanzitutto no, ha il castello del clan e soprattutto è un clan livello 5, quindi donano. Andiamo avanti nella ricerca. Boh, vediamo. Perfetto, attacchiamo lui che ha anche un po' di elisir normale. Allora, mettiamo le Valchirie da qui. Iniziamo a metterle da qua. Attenzione, le Valchirie sono un devasto con la furia, guardatele come si destreggiano in mezzo a tutti gli edifici. Una stella gliel'ho fatta. È perfetto, una stella gliel'ho fatta. È strano vedere tutte queste Valchirie, guardate come buttano giù la vita del re, oh mamma. E come buttano giù un muro, sono devastanti le Valchirie, anche a livello 1. Sono comunque devastanti, perché nonostante siano a livello 1, sono tante, perché sono comunque 25 Valchirie, e quindi, cioè, sono forti, e sono già 2 stelle. Non penso di fare 3 stelle, però come prova per un attacco solo Valchirie livello 1 pure, non è male. Beh, non male, dai. Poi con il vecchio, cioè col nuovo aggiornamento è bello, perché loro si mettono tra un edificio e l'altro in modo tale da distruggere sia uno che l'altro. Non hanno nemmeno poco danno poi le Valchirie in loro, se ci fate caso. Ma questo qui dove aveva il deposito di nero, scusate?
Non ce l'aveva. Aveva tutto nella trivella. Ah no, era lì. Era dall'altro lato. Beh, per oggi il video è concluso. Nulla. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, lasciate un like, commentate. Alla prossima di Insane Gamer. Bella.